Il problema c'è e continueremo a scendere in piazza ugualmente. Adesso siamo sotto Via Longo, poi saremo in centro, poi saremo dal sindaco, che sono sicuro che lui ci riceverà a braccia aperte, come ha sempre fatto. Però, come abbiamo detto prima, adesso non siamo più noi disposti ad andare da loro a parlare, perché fino a quando non faranno qualcosa di concreto con noi, la questione è chiusa qui. Noi del centro politico Santa Croce USB chiudiamo fino a quando non mettono mano alle case. Una volta che mettono mano alle case, ai soldi, vengono i muratori, noi siamo aperti, ma non lo facciamo per noi, per una questione di tornaconto, lo facciamo per il popolo, che noi rappresentiamo il popolo, perché noi abitiamo alle case popolari, noi siamo la parte, diciamo, sotto a tutto, e quindi noi siamo costretti, lo facciamo volentieri, a rappresentare il popolo, a lottare con loro e a organizzare il popolo. Punto. Questo è il nostro, quello che fanno i compagni e i comunisti, organizzare il popolo per far valere i propri diritti. Lo faremo fino a quando non moriremo, lo diciamo senza tanti giri di parole. In Italia ci stanno i soldi per tutte le pazzie, per le armi in Ucraina, di tutto e di più. Quanti soldi mandiamo in Ucraina? Miliardi di euro. E per il diritto all'abitare? Facciamo, non spendiamo una lira. Questa è la domanda che vogliamo fare al popolo. Siete contenti che finanziamo le guerre? O sareste più contenti se costruiamo delle case per metterci la povera gente? Che sono i nostri fratelli, i nostri sorelli, le nostre madri, i nostri cugini che pagano fior di quattrini per gli affitti e invece avrebbero diritto a una casa. Questo è quanto, vi ringrazio.